tranquillo che non muoio. Prego. Sì, sì. Eccolo. Felipe, finalmente il gol. Finalmente, quello lavorato tanto che non arrivava, però non mollato e tutti i compagni mi davano forza e quindi sono contento e prima di poter aiutare la squadra e dopo per me sono riuscito a fare un gol da lì. Ha fatto il gol più difficile poi perché ha avuto un altro paio di occasioni. Sì, sì. Però l'importante è che io sono riuscito a fare, mi sono sbloccato e adesso dare continuità e continuare a segnare. Senti Felipe, che Andrea si è fermato, si parla di un infortunio di almeno 2 o 3 settimane. Sei pronto per prendere il suo posto? Non lo so, non ho parlato con lui, non so cosa ha fatto lui, però sono sempre pronto e quando sono tornato quest'anno sono tornato più tranquillo e sono pronto per giocare, mi si sa, e lavorare e stare a disposizione. Ti mancava solo il gol per sbloccarti, era questo il problema secondo te? No, manca sempre qualcosa da migliorare, però il gol era un punto importante, un punto che stavo cercando di farlo e oggi sono riuscito, adesso è continuare a giocare bene e aiutare la Lazio. Senti, come mai la Lazio non riesce a far vedere o non è riuscita nelle ultime settimane a far vedere un po' quel calcio, il bel calcio di inizio stagione? Cosa è mancato? C'è partita che è difficile di imporre il gioco per tutte le partite che abbiamo giocato prima, anche quella che abbiamo perso, abbiamo giocato bene o meglio dell'avversario e quindi è mancato il gol. Adesso stiamo lavorando per andare a Parma e vincere. Senti, come ti trovi sull'esterno? Tu l'anno scorso avevi detto il mio ruolo è centrale, trequartista, ormai viene utilizzato lì, soprattutto come modulo del mister, ti stai abituando a questa posizione? No, sì, ma io quest'anno il mister mi dà più libertà di entrare e giocare in mezzo, come il tiro che ho fatto oggi stavo in mezzo, e quindi giocare all'esterno in mezzo con libertà no, non c'è problema. Grazie. Grazie.